In mia compagnia il direttore tecnico del SAIE 2013, Andrea Bari, benvenuto. Grazie. SAIE che nella precedente edizione 2012 è stato molto a fianco delle zone colpite dal sisma e il tema della sismicità è stato uno dei temi importanti del 2012 e per quanto riguarda invece il 2013? Lo sarà anche nel 2013 uno dei temi importanti. Noi innanzitutto stiamo svolgendo e continueremo un'azione sul territorio con alcuni incontri nelle aree terremotate. Poi all'interno della manifestazione avremo una grande area che si chiamerà Ricostruiamo l'Emilia, realizzata da SAIE insieme alla Regione Emilia-Romagna, con la direzione scientifica del professor Savoia, e sarà un'area che avrà l'obiettivo soprattutto di far incontrare i tecnici e i sindaci dei comuni con le aziende, i professionisti e tutti i potenziali stakeholder del mondo della sismica per fornire e suggerire soluzioni per la ricostruzione. Oltre a questo, in questa area ci saranno dei convegni molto interessanti per la sismica, faremo un convegno dedicato alle nuove linee guida che ha fatto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la ricostruzione dei capannoni, un convegno dedicato alla classificazione sismica degli edifici con ISI, faremo una serie di eventi molto interessanti. Poi in un'altra sala organizzeremo una serie di incontri tecnici per i professionisti, E stiamo organizzando anche una mostra dedicata alle scuole ricostruite del cratere, quindi anche con l'idea di farlo diventare un po' un esempio, di far capire come da una tragedia come quella che è avvenuta si possa però anche trarre delle soluzioni tecniche, si possano trovare anche dei miglioramenti per le costruzioni. Ecco, questo infatti per quanto riguarda tutta la parte della sismica, che cos'altro vedremo a SAIE 2013 con questa edizione? Ci sono diversi temi, il SAIE è diviso in quattro aree, il cantiere che è la parte storica del SAIE che è giunta alla 49esima edizione, ci sarà una parte dedicata al costruire sicuro che oltre alla sismica tratterà altri argomenti legati all'ingegneria, una parte legata al costruire sostenibile, quindi tutta l'efficienza energetica, quindi al tema della rigenerazione urbana e alla riqualificazione degli edifici, e una parte dedicata al progettare innovativo. Oltre a questo ci sarà anche una parte dedicata allo Smart City Exhibition grazie alla copresenza e al fatto che quindi insieme a SAIE si organizza Smart City Exhibition, una manifestazione tutta dedicata allo Smart City. Ecco, per quanto riguarda la progettazione innovativa, in che cosa consiste? Quali sono le novità? Allora, sulla progettazione innovativa noi dedicheremo 4 giorni al BIM. Il BIM è un nuovo modo di progettare, di utilizzare dei software che parlano tra di loro. Questo consente alle varie funzioni che lavorano a un progetto e alle costruzioni di poter interagire. Questi progetti possono uscire con tutte le informazioni necessarie e questo consente di ridurre gli errori, i problemi e tutte quelle inefficienze che possono caratterizzare un cantiere. Il vantaggio è talmente grosso che la Gran Bretagna dal 2016 lo rende obbligatorio e conta in questo modo di risparmiare il 30% nei lavori pubblici. Questa è la parte centrale di progettare innovativo. Oltre a questo vorrei anche tornare su uno degli altri temi che avevo accennato prima, che è quello della rigenerazione urbana. Sulla rigenerazione urbana faremo un grande convegno. E grazie a un nostro consulente che è Norbert Lanschner, che è il presidente della fondazione Climabita, tratteremo questo argomento, quello della rigenerazione e della riqualificazione, con una nuova logica, non solo i grandi progetti, ma anche entrando nel merito delle piccole cose, cioè creeremo dei veri e propri laboratori dove far vedere a tutti, al visitatore, al tecnico, al muratore, ma anche al progettista, all'ingegnere, all'impresa, al committente, cosa vuol dire costruire sostenibile. Oltre a questo, per poterlo poi vedere anche su uno spettro più ampio, avremo la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Architetti, così come abbiamo la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla parte del costruire sicuro. Possiamo entrare un po' nello specifico, capire quale può essere, non so, un esempio di rigenerazione urbana? L'esempio di rigenerazione urbana Allora, questa sarà un'altra delle caratteristiche che stiamo cercando di perseguire. Recentemente, negli ultimi anni, quando si è parlato di rigenerazione urbana nel nostro paese, si sono fatti sempre 2 esempi esteri, che sono quello di Barcellona e quello di Londra con le Olimpiadi. Quello che vorremmo fare è quello di cercare di entrare nel merito di una rigenerazione urbana più piccola, anche di quartiere, cioè una rigenerazione urbana fattibile, cioè una rigenerazione urbana che possa riguardare anche le nostre periferie, che possa riguardare anche i quartieri delle città
non proprio le più grandi, ma che possa riguardare anche l'area che stiamo cercando di ricostruire in Emilia. E poi al giorno d'oggi si parla tanto di Smart City e ci sarà Smart City Exhibition SAIE, esatto. 2013. SAIE si svolge insieme a Smart City Exhibition, che è una manifestazione organizzata da SAIE con Forum PA, in cui allarghiamo lo spettro. Nel SAIE andiamo a vedere come si costruisce, con Smart City Exhibition andiamo a vedere come si costruisce in una città intelligente. E questo ci consentirà di poter parlare di energia, di trasporti, di edilizia, di cittadini, quindi qualche cosa di molto interessante non solo per il visitatore tecnico, anche per il visitatore curioso, il visitatore che ogni giorno sente parlare di Smart City, ma corre il rischio di far sì che questo termine diventi un qualche cosa di troppo vago, invece noi vorremmo renderlo qualcosa di concreto. Quindi insieme a queste due manifestazioni ci saranno altre due manifestazioni, ci sarà Expo Tunnel, che è una grande manifestazione dedicata alle gallerie, e Ambiente Lavoro, tutta dedicata alla sicurezza. Quindi un grande SAIE, un grande quartiere in cui le costruzioni vengono affrontate in modo, diciamo, veramente trasversale e completo. Ricordiamo le date dell'appuntamento a Bologna. Dal 16 al 19 ottobre, qui a Bologna. Benissimo, allora io ringrazio Andrea Dari per essere intervenuto, ringrazio ovviamente voi per averci seguito e insieme per ripartire.